Napoli purtroppo abbiamo il primato negativo dell'obesità infantile e questo è dovuto proprio ad una cattiva alimentazione che contraddice perfettamente quello. Noi siamo la patria della dieta mediterranea, quindi dell'alimentazione più sana, ma proprio questo denota una mancanza di informazione e di formazione a livello di età scolare. E attraverso l'età scolare si raggiunge poi i genitori e quindi si diffondono i corretti stili di vita necessari per prevenire malattie quali l'obesità, ma tutte le complicanze legate all'obesità, mi riferisco alle cardiopatie, problemi metabolici e quant'altro. Promuovere corretti stili di vita, combattere l'obesità infantile e ridurre il numero degli incidenti in età pediatrica sono i tre obiettivi principali del protocollo d'intesa firmato questa mattina dal Comune di Napoli e dall'ASL Napoli 1, che condividono la strategia di creare una reale opportunità educativa anche attraverso l'alimentazione, fatta oggetto anche in passato di accorgimenti e cambiamenti importanti, in particolare con il metodo dello scodellamento e con le diete dei menù, in linea con la dieta mediterranea e con le direttive europee in tema di lotta all'obesità infantile, un percorso cominciato in via sperimentale lo scorso anno nella scuola Eugenio Montale di Scampia, dove sono state coinvolte 123 famiglie, con il risultato del 100% del cambiamento nella dieta dei bambini sul cibo portato a scuola. Facendo degli incontri per cogliere quali erano i principali problemi che si avevano rispetto all'alimentazione e spiegare le diete che invece nella refezione noi offriamo come diete speciali, diete improntate alla dieta mediterranea, ma soprattutto con il biologico, col chilometro zero, con gli appalti verdi. E le mamme si sono immediatamente sentite, come dire, accudite se stesse e hanno cominciato da sole a sollevare e suscitare questioni e problemi, fino ad arrivare a elaborare da sole le diete, per esempio, per la colazione sana, le diete per la cena. Siamo partiti chiaramente con una sperimentazione pilota. Adesso vogliamo arrivare agli altri quartieri. Abbiamo già coinvolto il quartiere di Fuorigrotta, andremo su Stella San Carlo Sanità, andremo a Forcella, coinvolgeremo progressivamente in questo anno 1.500 bambini, che equivalgono a 1.500 famiglie.